Ciao a tutti, lui è lui e lei Sofì, e insieme siamo in Bel contro te. Guardate, oggi siamo tornati nella nostra scuola pazza e siamo elegantissimi con le nostre divise da veri collegiali. Sì, se non fosse che siamo all'interno di un frigo. In questo momento stiamo cercando di scappare da questa scuola che in realtà si è rivelata una prigione. E per fuggire stiamo passando attraverso il frigo. Guardate qui che casino. Ci sono tutte le uova rotte, ma che frigo è? Ma in realtà questo dovrebbe essere lo step finale, perché come vedi Sofì, dietro di noi c'è una scala e da qui dovremmo andare via finalmente. Dai che aspettiamo, proviamo a salire su. Aspetta, sei già andata via? Sono già salita. Sofì, dove sei finita? No! No! Sei ancora dentro il frigo e sono già uscita. Lì sopra com'è la situazione? Perché se è pericoloso io rimango qui, sai com'è? Sei un fifone, dai esci, abbiamo tante cose da fare. Ok, non mi fido molto, potrebbe essere una trappola, ma ok, esco. Ecco qui, non c'è proprio nulla, siamo di nuovo in cucina, nella cucina della scuola, che è molto strana. Ehi, ma aspetta, perché siamo di nuovo qui? Cioè abbiamo fatto un giro immenso dentro un frigo e ci ritroviamo di nuovo in cucina. È troppo strano. Guardate ragazzi, in alto c'è la telecamera che continua a fissarci. Qualcuno ci spia. Secondo me il signore se ne sono più che certa. Già, se solo non fosse che ora queste telecamere che ci spiano le abbiamo pure dentro casa. Esatto, le nostre spalle. Non va affatto bene, qualcuno ci sta spiando. Qui c'è una porta ma è barrata. Già, mi sa tanto che l'uscita è quella porta qui. Ma ci abbiamo provato l'altra volta, ti ricordi cos'è successo? Eravamo nell'aria fuori. Sì, siamo caduti nel nulla. Tentare non nuoce. Che dici? Proviamo ad attraversare la porta? Aspetta, forse ho un'altra idea. Siamo entrati dentro il frigo, no? Proviamo a entrare dentro gli armadietti. Vediamo, prendo la rincorsa. Ma che dici? Ma che idea è? Ma dai, è una bellissima idea. Prendo la rincorsa e corro verso l'armadietto e vado. Ecco, ho sentito la botta. Secondo me dobbiamo prendere da qui. Vado. Vai. Wow. Ma è cambiato tutto. Prima non era così, vi ricordate? Prima qui c'era il vuoto. Già, prima di tutto toccherei il checkpoint. Ecco, adesso ecco, mi sento al sicuro. Poi ovviamente c'è sempre la telecamera che ci spia. Ciao, signoressa. È tornato zio Pippo. Ciao zio Pippo, come stai? Più inquietante che mai con quel sorriso. Mi sa che c'è da fare altro parkour, perché davanti a noi c'è praticamente il vuoto. Guarda! Guardate! Per terra ci sono dei simboli matematici. Come vedi c'è un più, un 4, ecco, una percentuale. E guarda cosa c'è sotto i simboli matematici. Oh no! C'è una voragine, sì! Mamma mia, lui, dobbiamo impegnarci. Saliamo sopra il libro intanto. Ok, magari questo libro vola. Abracadabra, aiutaci a volare via. Sei pronta per saltellare tra i numeri matematici? Spero di non cadere. Per la prima volta la matematica ci salverà la vita. Esatto. Inizia tutto con un per. Dai, spostati che salto anch'io. Sì, un attimo, non c'è molto spazio. Bravissima. Sì. Ok, sì, adesso okay. Il diviso. Ci sono? Ah, no! E dove sei adesso? Sono finita dentro il frigo. Ma non capisco. Come sei finita dentro il frigo? Questo tunnel è collegato col frigo? Sì, è troppo strano. No, ok, esci subito da lì e torna qui. Avevo premuto il checkpoint, l'avete visto tutti. Arrivo, devo rifare il percorso. No, ma come devi rifare il percorso? Vabbè, guarda, io ti aspetto più avanti perché sinceramente non voglio rimanere qui in bilico su una voragine. Grazie, sempre molto gentile tu. E dove sei? Aspetta, arrivo. Credevo fossi già arrivata. Poi qui c'è un uguale. Non hai idea di cosa sto vedendo io. Sono nel vuoto, sto fluttuando. Ma tu non te lo immagini perché tu sei bello dentro, al sicuro. Sì, ma guarda che io non sto messo tanto meglio. Sono adesso sull'uguale, sospeso sempre nel vuoto. Ok, ci sono quasi e eccomi qua, sì. Ciao, guarda dove sono arrivato io. Ma sei bravissimo, non ci credo. Dai, io credo in te. Mi raccomando, non cadere più. Ok, va bene, non cado più. Sta volando? No. Ma scusa, come hai fatto a volare, se posso chiedere? Sai com'è, ho i miei aggeggi giusti. Io intanto sono riuscito a saltare tutti i numeri ed eccomi qui, accanto a te. Prendo il checkpoint, mi raccomando, prendilo anche tu. Non sì? Vorrei che rifinissi di nuovo nel frigo. Ciao zio Pippo, tu ci segui. Ma cos'è stato, lui l'hai visto? No, cosa dovevo vedere? Lui? Uh-huh. Io ho visto una cosa gialla passarci davanti. Ma che cavolo sono? Cadono delle mele, delle papere giganti. Ah, una papera. Oh, no, vediamoci dietro.
Non ti far colpire. C'è una mela e una papera. Ma che scuola siamo finiti, ragazzi? Ma non è normale che c'è una papera gigante che cade dal tetto? Oh no, ho tanta paura. Lui mi dice davanti a me, grazie, mi mette dietro di te. Tenta, non ti far colpire. Io sono proprio sul bordo. Ma, okay, non capisco, dove devo andare? Indietro. Ma che è indietro? Ragazzi, è pazza. Lui che si fa secondo te? Guarda, vado in centro. No, 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 no. Torna qui, torna qui. Ok, allora, secondo me, Sofì, l'unico modo per uscire sani e salvi da questa situazione è aspettare che rotolano la prossima volta la mela e la papera e poi corriamo via. Ok, via, via, vai, via, 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 corri, 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 vai, 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 corro, corri, corri. Ok, no, cammina di lato, lui cammina di lato. Ah! Dove sei? Dove? No, 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 l'ho schivata. Ah, la mela, la mela, la mela. Corri, corri. Ma è troppo divertente, però. Ma non è divertente se però ti colpisce. Attenzione. No, ragazzi, è stata colpita Sofì. Non l'avevo vista. Okay, okay, okay. Io sono sano e salvo. Io sono sano e salvo. Ah, no, no, no. Mi ha colpito di nuovo. Io prendo subito il checkpoint e adesso provo a recuperare Sofì. Qui arrivano più velocemente adesso. Ma sei là sotto. Io praticamente non ti vedo più. Dai, dai, dai. Ah! Vedo praticamente una formichina che cerca di scappare da una pera gigante, da una mela gigante. Perché la chiami pera? Una papera. Oh. E perché non lo so, la mela mi fa pensare alla pera. Dai, 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 che ci sei quasi. Mi sbrigo, ah, no, 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 ma la papera è spuntata dal nulla. Non è che per caso hai notato che una volta cade a sinistra, una volta cade a destra? Sì, quindi, notato, una volta che schivi, poi passa dall'altro lato. L'ho notato, ma poco fa la papera è spuntata dal nulla, non me l'aspettavo. Formichina, io ti sto aspettando, dai, 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 ce la vuoi fare. Arrivo, io arrivo, arrivo, arrivo. Dov'è il checkpoint? Oh. Okay. Tocco. Ce l'hai fatta. Ce l'hai, sì, fatta. Sì, siamo sani e salvi. Ho ancora il fiatone. Mamma mia che ansia. Ho corso, corso e corso per chilometri. Adesso siamo al sicuro. Ma cosa c'è qui attorno a noi? Ok, mi rimangio quello che ho detto. Forse non siamo poi così tanto al sicuro. C'è di nuovo zio Pippo con il suo solito sorriso. Ciao zio Pippo. E attorno a noi c'è lava. Questo sì che è una vera trappola. Cioè, ma poi in quale scuola c'è una palestra con la lava? Così gli alunni si allenano per davvero. Se ci fosse stata nella palestra nella mia scuola, sicuramente mi sarei allenato senza mai fermarmi. Se vogliamo uscire sani e salvi da questo posto, dobbiamo superare anche questa stanza. Vai. Tieni l'equilibrio, mi raccomando, okay. Non cadere nella lava, perché questa scotta. Ormai ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Lava, acido. Brava, continua così, okay. Non cadere. Anche se ogni tanto ti vedo andare sul bordo e mi preoccupo. Lo so, è difficilissimo, vado, ok. Bravissima. Adesso c'è questo blocchetto in discesa. Ci siamo quasi. Dai, 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 manca l'ultimo pezzettino. Non cadere, Sofì, non cadere. Adrenalina, che ansia. Ci siamo, dai, sei. Sì, abbiamo superato anche questo percorso. Aspetta, ma il percorso qui in palestra non è mica finito. No, cavolo, ancora più difficile. Qui penso che sia ancora più difficile di quello di prima, perché dobbiamo saltare sopra delle ruote che dentro hanno il buco. Eh sì, quindi ho paura che se saltiamo lì potremmo cadere dentro. Dobbiamo saltare sul bordo delle ruote, ma siamo seri? Concentrati, è semplicissimo. Se vuoi vado avanti io e ti faccio vedere come si fa. Quindi faccio così e poi... Lui, mi sono incastrato. Salta. Vai. No! Povero lui. La lava brucia. Provo a saltare io. Ok, devo saltare, mi devo impegnare a saltellare, ecco, sono con te. Ah, no! Beh, lui, tranquillo, sei. Ok, ce l'ho fatta, ho superato questo tratto. Mamma mia, che ansia, mi mancano le ultime due. In realtà potresti anche già saltare sull'ultima. No, non mi azzardo. L'ultimo saltello, dai. Lui, ho tanta paura. Bravissima, complimenti. Grazie. Ora rimane da fare questo pezzo. E poi quel pezzo lì. E poi quel pezzo lì. E poi non finisce mai. Saltiamo su. Vai, 3, 2, 1. Via, 1, wow. Prossimo, via. Prossimo. Vai, ci stiamo allenando tantissimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E su, via. Le gambe. Sì, ma che stai allenando adesso per caso a bruciarti? Io ho fatto già questo tratto e tu ancora sei lì sotto. Ciao Sofì. Cosa non hai capito di non mettermi fretta? Non ti sento, puoi parlare più forte? Mi senti perfettamente.
siamo soltanto noi due in questa stanza. Ok, se vuoi io ti ricordo. Non ricordarmi nulla, grazie. Che forse in tasca c'hai qualcosa che ti può aiutare. Non voglio usarlo, ce la farò con le mie forze. E quindi staremo qui per mesi e mesi e mesi. No! Il tratto che sta per arrivare è veramente semplicissimo. In realtà non c'è nulla da fare, semplicemente un po' di muscoli e arrampicarsi in queste grate. Ma dove sei? Anch'io mi sto arrampicando. Brava! Qui poi non rimane oh no! Adesso dobbiamo saltare senza toccare queste barre. Oh, come dei piccoli cavallini? Ma è impossibile questo! Ma davvero difficilissimo, le sbarre sono altissime. No, ragazzi, è veramente impossibile, è troppo alta la sbarra. Mi sento un cavallo. Ma come hai fatto? Dai, ci stai riuscendo! Anche tu! Dai, salta, salta! Ok, okay. Dobbiamo prendere la rincorsa, però okay. Poi alla fine si può fare. Ce l'ho fatto! No! È l'ultimo! Sono da sbattere, non ci posso credere! Io continuo da qui, è veramente sempre più difficile questo parkour. Chissà che non ce la faremo mai uscire da questa scuola. Sarà un'impresa veramente impossibile, anche perché sono di nuovo ricattata. Io continuo a vederla dividersi in pezzettini. Sì, vabbè ragazzi, questa continua a cadere la lava. Io continuo ad andare avanti. Non andare avanti, siete Ehi, adesso ti raggiungo. Ok, allora, adesso è più difficile perché è in discesa. Quindi devi guardare giù e vedrai la lava. Ma non ti spaventare, non ti preoccupare. Fai finta che è acqua, che quella non fa nulla. Non è acqua lui. Dai, un saltello alla volta, non ti preoccupare. Primo saltello, fatto. Bravissima. Ok, guarda, ok, lui. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato la palestra. Adesso chissà cosa ci aspetta dietro questa porta, ragazzi, sono veramente molto preoccupato. Non vediamo l'ora di scoprirlo, ma questo lo scopriremo nel prossimo gameplay. Quindi adesso cliccate davanti a me per vedere il video di ieri, mentre davanti a me per vedere un altro video gameplay. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.